Va ora in onda uno spazio autogestito a cura dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone. Un ben trovati a tutti da Alviano Appi dell'Associazione di Promozione Sociale Il Sicomoro di San Giovanni di Polcinigo in provincia di Pordenone. Questa sera abbiamo il grande piacere di avere ai nostri microfoni il giornalista Franco Fracassi, che sentitamente ringrazio per aver accolto il nostro invito. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ecco, una brevissima presentazione del nostro ospite, giornalista ma anche documentarista, inviato di guerra in diversi luoghi: Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Iraq, Angola. Autore di numerosissimi libri di inchiesta su importanti eventi sia di carattere nazionale che internazionale, e qui ne possiamo ricordare solo alcuni: Quarto Reich, un'inchiesta sull'Internazionale Nera, oggi probabilmente più forte che durante il periodo nazista; The ISIS Files, un'inchiesta sul terrorismo islamico; I misteri di Wuhan, un'indagine sui retroscena della pandemia di SARS-CoV-2, poi Burning Down 9-11, un'indagine sugli eventi degli attentati dell'11 settembre, che poi è sfociato in un documentario molto importante dal titolo Zero, inchiesta sull'11 settembre. Un'altra importante inchiesta, libro inchiesta, Genova 2001, scusate, strategia di un massacro, sui fatti del summit di Genova, quando ci sono stati, come molti si ricorderanno, dei violentissimi attacchi da parte della polizia nei riguardi dei manifestanti, tanto che Amnesty International ha definito quell'evento come la più grande sospensione dei diritti umani in Occidente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Anche da questo volume è poi nato un documentario fatto in collaborazione con un altro grande giornalista, Giulietto Chiesa, che The Summit, che nel 2012 varrà a Franco Fracassi il premio My Movies Award. Poi tante altre inchieste, il caso Mori, l'area Alpi, il caso del Monte dei Paschi di Siena e via discorrendo. Questa sera noi approfondiremo questo libro, l'ultimo lavoro di Franco Fracassi, Ucraina, dal Donbass a Maidan, cronache di una guerra annunciata. Non tanto per stare sui fatti proprio del campo, sulla guerra guerreggiata, i missili, le bombe e quant'altro, quanto sulla guerra di opinioni, di parole, giornali, talk show, interviste, perché vogliamo con Franco Fracassi, un giornalista indipendente, cercare di capire quanto l'informazione possa considerarsi oggi vera, autentica, attinente ai fatti, o invece manipolatoria, volta a dirigere pensieri e opinioni delle persone verso interessi soggettivi piuttosto che generali. Ecco, io partirei innanzitutto da qui, da questa guerra, ma dopo ne vorrei visitare anche altre dal punto di vista della narrazione dei giornali dell'informazione. Come possiamo considerare questa guerra dal punto di vista mediatico? Dal punto di vista mediatico? Allora,
tutte le guerre sono il trionfo della propaganda, quindi in questo, questa guerra non si sposta per nulla dalle altre guerre. Il punto è che noi questa volta abbiamo scelto di sdraiarci sulla propaganda. Tutto qui, cioè abbiamo preso per verità la propaganda di uno dei due contendenti, ovvero quella ucraina, cancellando completamente tutto il resto dell'informazione. Quindi noi, del resto, mi sembra che i nostri governanti siano stati anche fin troppo chiari, Draghi lo è stato, tant'è vero che ha proclamato lo stato di guerra fino alla fine dell'anno. Noi siamo in guerra, non è l'Ucraina in guerra, è l'Occidente, è l'Italia che è in guerra, e quindi un paese in guerra per forza di cose non vede ciò che accade sotto gli occhi della realtà, ma lo vede con gli occhi della propaganda di chi è partigiano. Non sento più. Avevo spento il microfono, giustamente. Le chiedo una cosa. Stiamo parlando di questa guerra, ma non è l'unica guerra in corso al momento. Ce ne sono di molte drammatiche, di molto grandi alle porte qui nel Mediterraneo. Siamo circondati da guerre. Allora, innanzitutto, come mai questa scelta di concentrarsi in questo modo su questa guerra? Allora, perché le guerre non sono tutte quante uguali, i popoli non sono uguali, noi siamo una società razzista, quindi diciamo non consideriamo nello stesso modo gli altri abitanti del pianeta, di volta in volta favoriamo o sfavoriamo chi ci fa più comodo. E di solito chi ci fa più comodo è in funzione della politica estera degli Stati Uniti, e questa è la cosa che io trovo assurda, cioè, veramente non capirò mai. Io posso capire, per paradosso, un italiano ipernazionalista che fa gli interessi dell'Italia, non, magari a costo di qualsiasi cosa. Allora, ovviamente non sarei d'accordo con questa persona, però è comprensibile, cioè ha una sua razionalità, ma è, diciamo, comportarsi in maniera sporca per fare gli interessi di un altro paese contro se stessi, questo è francamente cioè, è una cosa per me incomprensibile, l'ho stata per tutta la vita, quindi io non riesco a abituarmi, non riesco a capire come mai ci sono alcune persone che solo per queste cose qui, se non per il resto fanno benissimo i loro interessi, ma quando si parla di politica un po' più alta, di questioni internazionali, di questioni grandi, che sono quelle che poi influiscono realmente sulla nostra vita, agisce contro, proprio coscientemente contro i propri interessi, favorendo volutamente gli interessi di un altro paese. È una cosa francamente incomprensibile. Noi abbiamo alle porte dell'Italia una serie di guerre, abbiamo la guerra in Libia, che è sicuramente molto più violenta e devastante di quanto in questo momento si stia svolgendo quella ucraina, abbiamo la guerra in Siria, perché la guerra in Siria non è finita per niente, stanno combattendo i turchi contro i curdi, e comunque c'è diciamo Al-Qaeda, perché ancora esiste Al-Qaeda, che è, in questo caso qui Al-Qaeda adesso sono i buoni, almeno da qualche anno quelli di Al-Qaeda sono i buoni, sono quelli appoggiati a noi ufficialmente, cioè noi li consideriamo come sono diventati buoni nazisti, sono diventati buoni anche quelli di Al-Qaeda, e quindi Al-Qaeda sta combattendo ancora contro il regime di Assad, contro il governo di Assad, abbiamo una guerra in Yemen che è un po' più distante, però insomma manco troppo, abbiamo una guerra nel sud del Marocco, perché anche questo qui è totalmente ignorata, il Marocco nel frattempo ha invaso per l'ennesima volta quella che una volta era il Marocco del sud ovest, una colonia spagnola dove vive il popolo Sahrawi, l'ha invaso ancora una volta, quindi è in guerra anche quella parte lì, solo guardandoci intorno ci sono altre quattro guerre, per non parlare poi di quelle che sono più distanti, quindi sì, non, a quanto pare il nostro razzismo suicida, perché così la potrei definire nel caso dell'Ucraina,
ci dice che dobbiamo occuparci esclusivamente dell'Ucraina come se fossero gli ultimi abitanti sulla faccia della terra. Ecco, quello che un poco vorrei rivisitare con lei, che è stato anche un inviato di guerra in Afghanistan e in Iraq, però io non ho grande memoria di scene e di informazioni così dettagliate su quello che succede alla popolazione durante una guerra, quando vengono colpite le scuole, i bambini, gli ospedali. Più che altro si vedevano tracciati di missili, di carri armati che sparavano, si vedeva un incendio lontano, ma non c'era quel coinvolgimento, non veniva dato quel coinvolgimento personale che si vive quando vedi un altro essere umano soffrire. Ecco, volevo una considerazione sua su questa cosa, perché quelle erano guerre nostre, sì. Di conquista questa, o di liberazione. Ecco. La malafede sta proprio lì, nel senso che se uno considerasse semplicemente in maniera differente, per motivi vari, la guerra ucraina, potremmo, diciamo, anche accettare la cosa, anche se, ripeto, sono comunque posizioni che sono distanti dalle mie, ma in questo caso c'è malafede, perché volutamente tutte le guerre fatte dall'Occidente, in cui noi abbiamo invaso qualcuno, in cui abbiamo fatto scatenare una guerra civile, in cui alimentiamo queste guerre, tutte quante queste guerre non vengono mostrate, non ci vengono mai mostrate. Non ci vengono mai mostrati i profughi che parlano, quindi le testimonianze dei profughi, non ci vengono mai mostrate i cadaveri, non ci vengono mostrati molto raramente case distrutte, insomma, quasi sempre sono cose molto asettiche, ci raccontano di vaghi numeri di vittime che ovviamente non danno l'idea di quello che sta accadendo e così via. E invece in Ucraina volutamente si fa esattamente l'opposto, quindi si chiama malafede. Non si chiama in nessun altro modo, ma la fede. Noi siamo razzisti e lo facciamo anche in maniera poco pulita, giocando sporco tra le varie cose. Ecco, nei talk show si sente, io sento molto spesso dire che comunque qui i giornalisti non vengono messi in prigione, sono liberi di parlare, comunque puoi dire il tuo pensiero, vieni invitato, ma è veramente così? Possiamo veramente dire che un giornalista che vuole narrare effettivamente ciò che accade è così libero di dirlo, e non succede nulla ai giornalisti occidentali? Siamo veramente così liberi, come si sente dire che in fondo in Russia, un paese totalitario, un paese imperialista, su cui sì, posso anche essere d'accordo sul, sappiamo, loro hanno un territorio e lo vogliono comandare, questo è fuori di dubbio. Noi anche ho l'impressione che abbiamo un territorio, lì vogliamo comandare, forse vogliamo comandare anche altrove. Ma c'è, secondo lei, se lei dovesse andare in un talk show, si vivrebbe così libero di poter affermare ciò che pensa, oppure non è così proprio? E no, i giornalisti sono così sicuri da noi, oppure ci sono problemi anche in Occidente? Diciamo che io nei talk show non vado per scelta e mi aiuto, quindi, però se proprio ci dovessi andare perché qualcuno mi si obbliga con la forza, sono certo che non avrei la possibilità di raccontare, magari mi lascerebbe pure la possibilità di parlare. Il punto è un po' più complesso di questo, perché tu puoi anche parlare, però poi intorno ti costruiscono qualcosa che rende nullo, se non dannoso, il tuo discorso. Non è semplicemente il dare una notizia che rende
quella testata giornalistica onesta. Dipende come si dà questa notizia. Le notizie non sono neutre, le notizie, ogni fatto, accade un fatto e può essere raccontato in tantissimi modi differenti, primo. Secondo, il racconto può essere contestualizzato in tantissimi modi differenti e all'interno per esempio di un giornale o di un talk show la contestualizzazione è quello che accade intorno, è quello che accade prima e dopo. Se io sono in un talk show che dura 4 ore, parlo per un quarto d'ora, dico tutto quello che voglio senza che nessuno mi interrompa, ma nelle 2 ore precedenti e nelle 2 ore successive sostanzialmente si fa un'azione in cui si smonta, anche senza farlo direttamente, però sostanzialmente si smonta tutto quello che poi io vado a dire, quello che io dico poi è inutile. Se io parlo e intorno a me ho 5 persone autorevoli in qualche modo che non fanno altro che smentirmi, e in quello che io dico non conta nulla. Se io parlo o quando finisco di parlare o prima di parlare c'è qualcuno che mi dà del complottista, è come se fossi diventato afono, tutte le mie parole diventano vuote. Se ogni volta che cerco di costruire un discorso c'è addirittura qualcuno che mi interrompe, come fanno sempre in questi talk show, o appena c'è qualcosa che non va, anche qui quello che io dico è del tutto inutile se non dannoso. Se invece di contestare nel merito quello che uno andrebbe a dire, diciamo, contestano la persona, cioè mettono in cattiva luce colui che parla, è inutile che si va a parlare, addirittura potrebbe essere dannoso. Quindi non dire che uno ha la libertà di poter parlare in un talk show non vuol dire nulla, dipende tutto dal contesto. Sì, e un po' forse mi verrebbe da domandarle anche l'importanza che può avere il conduttore di un talk show o comunque di un'intervista televisiva, come può essere Piazza Pulita, Porta a Porta, Carta Bianca, tutte quelle che ci sono. C'è una certa importanza anche del conduttore per dirigere in qualche modo l'informazione oppure no? Sì, il conduttore è decisivo esattamente come tutto quanto il resto. Vorrei fare un esempio. C'è un conduttore che in caso specifico si chiama Massimo Giletti, che conduce una trasmissione sulla 7, che intervista, devo dire a onore di merito, intervista un po' tutte quante le voci, è uno dei pochi che lo fa, però c'è un però, dipende come intervista le persone. Allora, quando intervista persone che sono più o meno allineate con la narrativa ufficiale, lascia parlare, oppure le interrompe, ma per fargli critiche molto di piccolo cabotaggio, nulla di sostanzioso. Ho visto un'intervista che ha fatto alla portavoce del Ministero degli Esteri russo, per cui è stato aspramente criticato. Maria Zakharova? Sì. Io francamente l'avrei criticato in senso opposto, nel senso che lui, questa intervista è stata preceduta da un'intervista a Cacciari, in cui Cacciari gli ha proprio detto, senza giri di parole, che se lui tutto, perché gli ha fatto la domanda insomma su questa intervista, ci sarebbe stata, ha detto come andrà l'intervista dipenderà tutto quanto da te, dipende te come ti poni nei confronti della Zakharova. Se tu sarai, farai vedere che sei, che lei sta dalla parte sbagliata e quindi l'attacchi, fai il duro, allora va bene. E lui questo ha fatto, cioè non ha cercato qualsiasi cosa dicesse la Zakharova, all'inizio non la faceva parlare, oppure doveva far vedere, doveva mostrare questa cosa, come per dire, non lo so, è come fanno i ragazzi quando devono, nei confronti dei bulli, quando stanno in un gruppo, magari trattano male qualcuno per far vedere che sono duri pure loro. Insomma, lui ha dovuto fare il bullo e il duro contro la Zakharova invece di fargli un'intervista, cioè
io gli avrei fatto tantissime domande alla Zakharova per sapere tante cose, e lui invece il suo scopo era metterla in cattiva luce. Ecco, non, il conduttore in questo senso qui è molto importante. Sì. Senta, adesso voglio approfittare un poco del tempo che c'è per chiederle un poco, questo Ucraina dal Donbass a Maidan è un'indagine approfondita che parte da lontano. Le responsabilità, perché io penso, ecco, come persona, cittadino normale, io penso che sia molto importante, se faccio un errore, riconoscerlo e prendermi delle responsabilità per quello che faccio, se voglio migliorare e risolvere una cosa. Allora, possiamo dire che l'Occidente ha delle responsabilità? Oppure le responsabilità sono di Putin, ha invaso un paese sovrano, è una cosa che assolutamente non si deve fare, noi non c'entriamo per nulla, e a parte il fatto che questo è successo lo riconosciamo, ma come ha detto il Papa, la NATO è andata ad abbaiare alle porte della Russia, è così? Sì, credo che l'Occidente abbia enormi responsabilità. Perché non è solo il fatto che abbia abbaiato, insomma, si andava lì a, diciamo, stuzzicare, ma l'Occidente ha provocato in tutti i modi possibili e immaginabili la Russia, perché voleva l'invasione. Cioè, diciamo, non è che voleva necessariamente l'invasione, se non ci fosse stata l'invasione, probabilmente l'Occidente si sarebbe preso direttamente l'Ucraina, ufficialmente, perché se l'ha già presa ufficiosamente, se la sarebbe presa ufficialmente. Quindi ha portato le cose all'estremo, dice: io tiro la corda fino a dove posso tirarla, o si spezza oppure tiro su tutto il malloppo. Questa è più o meno la cosa. È solo che quando tu provochi, non ti puoi sorprendere, anzi penso non si siano sorpresi per nulla. E il 24 febbraio, secondo me, hanno brindato a Washington, a Bruxelles e in tanti altri posti, erano molto felici di quello che è successo il 24 febbraio, perché hanno ottenuto quello che volevano alla fine, e l'hanno anche scritto. Cioè, il punto è che queste cose non le hanno pensate, quindi uno deve interpretare il pensiero altrui, insomma, non è sempre un esercizio che lascia il tempo che trova, ma l'hanno scritto. Cioè, prima dell'invasione hanno scritto che bisognava per forza mettere la Russia all'angolo, perché era una necessità, e il modo per mettere all'angolo era far sì che la Russia invadesse l'Ucraina. Cioè, hanno proprio scritto, nero su bianco, quindi non è una cosa smentibile. E visto che hanno scritto gli statunitensi, diciamo, quantomeno gli americani questo pensavano. Lo scopo di questa strategia geopolitica, secondo lei? Lo scopo è la Russia, non è che c'è un altro scopo. Esiste una parte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, Regno Unito in particolare, che non è mai uscita dalla guerra fredda, che è convinta che la Russia sia il nemico da abbattere, non fosse altro perché è l'unico paese che militarmente può reggere all'urto della NATO, e poi perché è un paese talmente ricco di risorse che bisogna appropriarsene, visto che hanno avuto, come accade per alcuni animali, che un leone quando assaggia un essere umano diventa pericoloso perché tendenzialmente ne vorrà mangiare di nuovi. Ecco, loro negli anni 90 hanno assaggiato che cosa voleva dire spolpare un paese, cioè la Russia, ed è quello che hanno fatto, che noi siamo cannibali, cioè, quindi non siamo dei serial killer, siamo Hannibal Lecter, cioè ci siamo avventati sulla Russia, no? con certo, proprio voracità, e poi siamo stati cacciati via, non abbiamo più potuto fare, però da quel momento lì abbiamo sentito il bisogno di quel sangue, di quella carne, per rimangiarla di nuovo. Quindi diciamo,
il desiderio è in parte questo, in parte invece semplicemente eliminare il principale concorrente militare che c'è in giro per il mondo, che in questo momento sta dando parecchi grattacapi, li sta dando in Siria, li sta dando in Libia, li sta dando in Africa, in vari posti e così via. Quindi uno scontro proprio per le risorse e per il comando planetario, insomma, in qualche modo. Senta, due domande ancora. Allora, dal punto di vista umano, perché alla fine la televisione tende a condizionare moltissimo il pensiero delle persone, in bene o in male, un poco lei lo ha spiegato anche prima. Questo, come cittadini noi, l'idea di dover sostenere un paese che viene invaso, facciamo bene a sostenere questo paese o come dovremmo considerare la cosa dal suo punto di vista? Stiamo facendo un bene all'Ucraina, stiamo facendo un bene all'Occidente, stiamo facendo un male alla Russia o il contrario? Ecco, il suo punto. No, io credo che non stiamo facendo il bene a nessuno, nemmeno a noi stessi. Se c'è un'invasione, bisogna trovare la soluzione più rapida e migliore per tutti per farla finita con la guerra, quindi risolverla il prima possibile. Noi abbiamo, da una parte, stiamo portando l'Ucraina a una maggiore distruzione, quindi a morti maggiori, una maggiore crisi economica post guerra, perché bisogna considerare anche quella in cui piomberà l'Ucraina. Quindi da questo punto di vista non facciamo un favore all'Ucraina, nemmeno al suo popolo, che lo stiamo invitando a martirizzarsi in nome di non si sa bene che cosa. Non stiamo facendo il bene all'Ucraina perché stiamo dando i soldi all'elite ucraina, cioè l'Ucraina è un paese estremamente corrotto, il più corrotto paese d'Europa. I soldi che noi mandiamo non finiscono per il bene degli ucraini, finiscono a un centinaio di persone, un migliaio di persone, che sono quelle che, diciamo, il 90% di quei soldi se li intascano queste persone qui e non arriveranno mai ai cittadini ucraini. Non stiamo facendo del bene perché stiamo inviando le armi non all'esercito ucraino, o quantomeno solo in minima parte, le stiamo inviando ai nazisti, che le useranno e lo stanno usando contro il popolo ucraino, perché loro stanno bombardando le città del Donbass, non stanno facendo una guerra contro la Russia, stanno bombardando i cittadini del Donbass, quindi, che sono cittadini ucraini. In più loro le utilizzeranno per reprimere ancora di più il resto del popolo ucraino. Quindi stiamo dando le armi ai nazisti, stiamo dando le armi alla mafia. Ma l'Ucraina è molto potente, si sta intascando un sacco di armi e le sta anche rivendendo, perché una parte delle armi che noi stiamo mandando appaiono magicamente in Siria, appaiono in Libia, appaiono altrove. Quindi noi stiamo aiutando il terrorismo internazionale, stiamo facendo tutto quello che è possibile di sbagliato. In più stiamo facendo una sorta di harakiri nel confronto della nostra società, perché con le sanzioni stiamo sanzionando noi stessi, non stiamo sanzionando la Russia. La Russia è incredibilmente più ricca e più forte economicamente di quanto lo fosse prima. Certo, poi anche le informazioni sul rublo, che al momento sembra possa essere la divisa più forte dopo i primi giorni in cui ha avuto un piccolo crollo, diciamo, oggi veramente appare robustissima. Siamo partiti dall'importanza dell'informazione, del poter andare anche in un posto e raccontare. L'ultima domanda è questa. Lei ha vissuto una vicenda personale, io vorrei che la raccontasse per far capire quanto siamo liberi qui di ricevere vere informazioni,
da paesi che sono altamente democratici, dove il giornalismo è libero anche in Ucraina di dire quello che crede, un po' con una vicenda personale che quando tocchi la persona senti direttamente e capisci meglio, ecco, i termini del discorso. Allora, io era il 2015, ero stato invitato a Odessa per tenere per la ricorrenza del primo anno della strage di Odessa, appunto il 2 maggio del 2014, quindi il 2 maggio del 2015 ero stato invitato lì per parlare alla cittadinanza con un normalissimo visto, mi avevano pagato il biglietto aereo e quant'altro. Quando atterro a Kiev per poi prendere la coincidenza per Odessa, vengo arrestato. Vengo arrestato con l'accusa di essere nemico del popolo ucraino, quindi un'accusa di stampo staliniano, possiamo definirla così. I servizi segreti che mi hanno interrogato mi hanno tacciato di essere un uomo pericoloso per la popolazione ucraina, una persona molto pericolosa, che avrebbe fatto del male a un sacco di gente. Vabbè, lascio questa cosa qui, non c'è manco bisogno di commentarla. Sono stato inserito in una lista nera da parte dei nazisti ucraini e del ministero dell'interno, per questo io sono stato arrestato e sono stato fortunato a essere stato arrestato, perché se non fossi stato arrestato mi avrebbero ammazzato. Questo non lo dico io, lo dicevano i nostri diplomatici italiani che mi hanno spiegato la situazione, quindi persone al di sopra di ogni sospetto che conoscono molto bene l'Ucraina, che hanno definito paragonabile al Cile di Pinochet, così ci capiamo meglio che cos'è l'Ucraina. Certo. Ecco, e io sono stato fortunato perché avevo dietro un intero paese, avevo un'ambasciata che si è battuta per me, e tanti altri non sono stati fortunati. In Ucraina in questi ultimi 8 anni sono stati assassinati oltre 80 giornalisti. Tutto mi si può dire tranne che in un paese democratico si possono, o quantomeno in un luogo dove si assassinano oltre 80 giornalisti, questo luogo venga definito democratico, anzi, baluardo della democrazia nel mondo. Certo, a proposito di quest'ultima informazione, era anche successo che li hanno ridimensionati a 40, quelli ammazzati, come se 40 fosse un numero da lasciarci tranquilli. Sì, hanno contestato la cosa dicendo non sono oltre 80, sono 40. Francamente 40 giornalisti in 8 anni mi sembra uno sproposito, visto che giustamente noi rinfacciamo alla Russia l'assassinio di una giornalista, Anna Politkovskaja, ma di una giornalista. Quindi stiamo parlando di oltre 40, quindi, cioè oltre 40 secondo la narrativa ufficiale che sarà costretta ad ammettere questa cosa. In realtà sono oltre 80. L'altro giorno ho sentito un altro conteggio che parlava di circa 120 persone, perché in questo conteggio si calcolano anche i blogger, che sono a tutti gli effetti certo. giornalisti, però insomma diciamo che sono tanti, cioè, sono 40, 80 e 120, per me non cambia, sono tantissimi, nessun altro paese al mondo vengono uccisi così tanti giornalisti. E forse nel libero Occidente bisognerebbe fare qualche considerazione sullo stato di Julian Assange oggi, di Edward Snowden, ma anche di giornalisti nostrani come Pippo Fava o Ilaria Alpi, su cui lei ha fatto indagini, eccetera. Quindi anche noi forse non possiamo dire che i nostri giornalisti sono liberi. Non è solo la mafia che uccide. Sì, d'accordissimo. Ecco, allora io la ringrazio del tempo che ci ha dedicato e le chiedo anche dove, se una persona volesse, fosse interessata ai libri che lei scrive, ai suoi documentari, eccetera, come si può muovere? L'unico modo per averli, non c'è altro modo. L'unico modo per averli è scrivermi alla mia email personale. So che è un modo stranissimo di vendere libri, però è così. Mi dovete scrivere alla mia email personale, che è francofracassi1@gmail.com.
francofracassi1@gmail.com. Voi mi scrivete, io vi risponderò spiegandovi che come si fa ad acquistare il libro, magari se me lo chiedete anche mandandovi la lista dei libri, la lista dei film, delle interviste, delle audio inchieste, gli audiolibri e tutto quanto il resto che si può prendere, e anche come si fa a pagare. Tutti i libri che riceverete a casa saranno con la dedica, sono sempre con la dedica. Quindi voi mi direte anche se volete fare un regalo a chi lo volete regalare, che ovviamente verrà fatta la dedica a quella persona. Ecco, allora 19:08, l'ho trattenuta un po' di più di quanto le avevo promesso, la ringrazio del tempo che ci ha voluto dedicare, speriamo di aver fatto un buon servizio ai neuroni, avrebbe detto Giulietto Schiesa, di chi ascolta. Io le auguro buon lavoro, buona sera, una buona continuazione. Di nuovo e arrivederci, grazie tante. E a tutti un arrivederci da Alviano Appi dell'Associazione di Promozione Sociale Il Sicomoro e una buona continuazione negli ascolti di Radio Saius. Buonasera a tutti. Abbiamo trasmesso uno spazio autogestito a cura dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone.